Ben ritrovati, Radio Notte Stereo Web. L'invito è di scaricare la nostra app gratuita. Ci potete sentire e vedere anche su YouTube, Instagram e i social. Io sono Michelangelo Verricchia, ospite graditissima, e la signora Mara. La signora Mara perché parleremo di autismo, e Mara è la mamma di una ragazza autistica. La sua testimonianza, io personalmente, avendola invitata, la ritengo molto, ma molto importante. Si dice ad Avellino, solo chi ce l'ha in casa il problema lo conosce. Chi lo teorizza, sarà il neuropsichiatra, la psicologa, è una teoria. Loro lo vivono tutti i giorni. Con noi in regia c'è anche Maurizio, però non sappiamo se lui vuole intervenire. Intanto siamo noi due. Una piccola premessa, Mara, solo una piccola, sui fenomeni autismi al plurale, come tu sai la scienza ha cambiato, i numeri dell'Irpinia che sono a 30 marzo 2024. Sono stati realizzati, io devo dirlo, con il primario di neuropsichiatria Mimmo Dragone e sono stati fatti sui 6 distretti sanitari della provincia di Avellino. Quanti sono? La quantità totale di con diagnosi dell'ASDRA, ci possono essere anche quelli senza, che l'hanno fatto in privato per esempio. Quelli con diagnosi dell'ASDRA nei 6 distretti sono 665. Avete sentito in questi giorni, Mara, forse tua figlia quanti anni ha, scusami? Buonasera, innanzitutto mia figlia ha 14 anni finiti. Quindi è un adolescente. Un adolescente, quindi è un periodo molto problematico da questo punto di vista, per i cambiamenti fisici, certo, e per la crescita e soprattutto per queste fasi nuove che si stanno affacciando per mia figlia e per noi che siamo accanto a lei. L'ultima cosa, di questi 665, il 22% ha dai 2 ai 7 anni, il 38% dai 7 ai 14 anni, il 23% dai 14 ai 18, il 17% sono over 18, cioè sono considerati adulti. Parliamo di diagnosi pubblica, perché? Perché non sappiamo esattamente chi poi ha diagnosticato. Una cosa è certa, i LEA, ultimi nazionali, hanno stabilito che non si fa più a 3 anni come prima la diagnosi. Non bisogna aspettare, non appena il pediatra ha dei segnali, i genitori hanno dei segnali, immediatamente andare in diagnosi. Da chi? Dalla neuropsichiatria italiana. Scusami, e non appena i genitori aprono bene gli occhi, perché alcuni genitori... Che succedeva per esempio con tua figlia? Tu come ti sei accorta di tutto? Vabbè, noi siamo partiti da una semplice infezione, quindi siamo dovuti ritornare dal mare perché c'era questa infezione alle vie urinarie di Elisa. E siamo ritornati dal mare e mi sono portata da un mio pediatra di fiducia che ha visto Elisa, abbiamo diagnosticato questa infezione, abbiamo fatto le dovute cure. Dopo 2 o 3 giorni stesso questo pediatra si è portato da me dicendomi: ma Elisa come sta, come non sta, insomma si voleva informare sulla sua salute. Ma nel frattempo mi ha chiesto di ritornare allo studio. Ma c'erano dei segnali che tu già percepivi? Per esempio qualcuno, te lo dico, dice: non mi segue col dito, non mi segue col campanello, già nella culla. Allora, per alcuni, eh? Avendo già un'altra figlia, facevo spesso i paragoni con l'altra mia figlia, magari facendo dei paragoni di tappe di età evolutive, nel senso che mia figlia a 8 mesi aveva dato i primi passi. Ciò non era accaduto con Elisa. Mia figlia diceva le prime paroline, la mia prima figlia diceva le prime paroline mamma papà a 8 mesi. Con Elisa non era successo, anzi c'era stato un periodo dove aveva iniziato a dire mamma e poi è scomparso anche questa parolina. Però ci rendevamo conto che Elisa magari se chiamata da me, quindi sentendo la mia voce, si girava,
se chiamata dagli altri componenti della famiglia, il papà? Non si girava. Maurizio, no, all'inizio. Elisa chiamava anche te? Dice tua moglie. Se ci puoi rispondere, magari, sì, dalla regia. Lo chiamava, però sì, lui ma solo chiamava la bambina, sotto ma... forma di gioco, nel senso che avevamo inventato questo tipo di gioco che io gli dicevo: Elisa, chi sono io? E lei mi diceva papà, e io a quel punto, bravissima, però era solo un gioco. Solo una volta mia figlia, scesa dal pulmino della scuola, una cosa che... Quindi anche lui ha capito questa cosa. Continuiamo, no, continuiamo noi, Mara. Siamo bene. Parlavamo di numeri, perché poi le percentuali dicono qualcosa ma non dicono tutto. I numeri assoluti, dai 2 ai 7 anni, 146 bambini diagnosticati. Dai 7 ai 14, 252. Dai 14 ai 18, 152. Over 18, 115. In Italia, in generale, nasce un bambino su 77. Sì. Da noi in Irpinia da 5 a 8 bambini all'anno. Beh, la mia storia con l'autismo è iniziata da ben ormai 12 anni, perché grazie al professor Vittozzi noi abbiamo diagnosticato l'autismo di Elisa verso i 2 anni e qualcosa, perché perfetto, poi ci siamo dati tutti subito una svegliata, perché andando di nuovo da questo pediatra lui mi ha detto: guarda, secondo me dovresti portare Elisa da un neuropsichiatra, perché è ordinato una visita, e abbiamo fatto questo controllo con stesso con il professor Vittozzi al centro australiano, e subito ha preso in carico Elisa. Avete fatto una verifica, Mara? Magari dopo, il bambino Gesù, sì, sì, magari, io dopo, perché, sai, circa 6-7 mesi che stavo al centro australiano, dove facevo insomma, allora si faceva la psiconogicità. No, io neanche, ho iniziato con la psiconogicità. No, no, io ho iniziato solo con 3 ore di psicomotricità. Questo era ex quello articolo che... 26. Dove ho verificato? Poi abbiamo verificato, ci siamo portati a Bambin Gesù dal professor Vigari, che lui ha accertato la tesi che volevamo che non fosse non vera, fosse, ma così, certo, purtroppo ha dato conferma a quello che aveva intuito il professor Vittozzi. Quindi dopo un paio d'anni di lista di attesa siamo riusciti ad entrare nel progetto ABBA, che allora era stato fatto proprio da Vittozzi. Ed erano pochi quelli che facevano, lo sai. Noi eravamo una quindicina in tutto, quando sono entrata io con Elisa. Adesso fanno l'ABBA, adesso 350 bambine. E questo è un bene. Immediati. E questo è un bene. Ma allora, quando facevo all'inizio ABBA con Elisa, il progetto era in mano all'AIAS di Cicciano, certo, quindi eravamo pochi, tra virgolette, privilegiati. Facendo anche ABBA domiciliare, che questa era una grande cosa, non muoversi con chi ha già questa problematica, quindi portarsi a centro, fare le terapie, poi ritornare, affrontare un viaggio. Quindi avere l'ABBA a domicilio è stata, secondo me, una grande... Andava bene all'epoca? C'erano dei miglioramenti? Allora, i miglioramenti sono stati lenti. Lenti, è chiaro. Lenti, perché un po' anche Elisa è molto pigra. Poi figurati, Micra, che io all'inizio sono stata per un anno e mezzo presente durante, certo, le 3 ore di terapia, perché Elisa non voleva, non voleva staccarsi. Quindi, nonostante la bravura delle terapiste che poi mi hanno seguito fino a 10-11 anni con Elisa, ho avuto questa grande fortuna. Elisa i primi anni non voleva restare in stanza da sola con loro, quindi io, pur di far terapia, ero diventata pure io, tra virgolette, sai, terapista. Al Bambin Gesù dicono proprio: fate le terapie, coinvolgete i genitori, sì, fatele insieme. Ma io sono dell'idea, e il Covid c'è stato anche banco di prova, dove quel periodo io in pratica mi sono inventata un po' insegnante, un po' terapista ABBA, un po' di tutto, però sono dell'idea che la mamma deve essere la mamma, non può fare la, certo, terapista della propria figlia. Quindi può seguire le linee, ecco, le linee delle terapiste, dei BCBA, dei supervisori che ci indicano le strade, però la mamma resta sempre la mamma. La mamma. Senti, parliamo di età anche, abbiamo visto le fasce, come sono distribuite. Ma io conosco un ragazzo autistico che adesso ha 28 anni
e che gioca ancora con la macchinina quasi tutto il giorno, non sempre, ma quasi tutto il giorno. E dicono, ma quello è un adulto? Io mi sforzo sempre di dire, guardate che l'età per l'autismo non è come la nostra, diciamo, del normo dotato. Non potete considerare a 18 anni un adulto, basta, le terapie non le deve fare più. Ma non è così, io dico. Però tu, che hai l'esperienza diretta... Partiamo dal presupposto che per me sono persone normodotate come noi. Intelligenza uguale agli altri. Intelligenza quoziente uguale intellettivo, pensa, ne conosco uno, 140, più alto del normodotato. Solo che secondo me loro si affezionano a determinati passaggi della loro vita che poi non riescono a lasciare. Penso sono che ripetitivi, forse. Un poco ripetitivi, e un po' hanno delle, non diciamo proprio fisse, ma hanno dei punti di riferimento che devono essere fissi. Il loro mondo. Il loro mondo è metodico, è scansionato da determinate cose che si fanno ripetutamente, ripetutamente ogni giorno. E quindi l'età è alla stessa non maniera. È proprio una barriera, 14, per 18. L'età per loro non è convenzionata ad un preciso momento, non determina uno stop a determinate situazioni. Lo sai che lei adesso l'hanno previsto? Attribuiscono, almeno quelle della campagna, le linee guida, all'equipe la decisione anche di decidere quante ore di domiciliare. Dice, ma a 18 anni non significa niente. Vabbè, di queste equipe ne abbiamo tante parlate anche non in passato fiducia, noi. Non sempre fiducia, ho capito. No, però la mamma le vede queste cose. Ma io penso che più di equipe mediche dovrebbero far testo. Sono psicologi? Sì, no, dovrebbero far testo le nostre testimonianze di vita vissuta, perché... è inutile. Sentiti i genitori, dice. Vedere ad esempio mia figlia un 2 ore al mese, per poi stabilire in quelle 2 ore mia figlia che fa un intero mese, è inutile. Devono chiedere non a noi genitori. Produttivo. Devono chiedere a noi genitori come viene trascorsa la giornata, quali sono le loro abitudini, quali le loro attitudini, perché ci sono molti di questi bambini che hanno molte attitudini, certo. Che potrebbero essere sviluppate. Certo, senti Mara, questi ragazzi vivono con noi nella società. Cominciamo a parlare del primo riferimento, alla scuola. Come li tratta? O perlomeno, che vantaggi hai avuto? Erano pigri? Non lo so, l'insegnante allora, di sostegno. Io vi dico la verità. Aiutava? Prima di tutto ci sono stati dei momenti in cui la scuola e le insegnanti di ruolo male accettavano l'ingombranza dell'insegnante di sostegno. Oltre ad avere insomma un disabile in classe, che quello molte volte già rappresenta un peso. Perché l'ignoranza regna sovrana. Ecco, accettare anche l'insegnante di sostegno, quindi un'altra collega che magari nell'ora che deve dedicarsi al disabile può interferire in qualche modo nella loro lezione, o magari vedere come le altre insegnano. Io ecco, ho notato questa qua, cioè la diffidenza proprio nell'accettare sia il disabile che l'insegnante di sostegno. E all'inizio mi sono dovuta scontrare anche con l'allora preside. Hai fatto bene, le mamme sono di coraggio. E con una delle insegnanti di ruolo, insomma, non. Parliamo dell'esterno, scusa Mara. Lo sport, per esempio. A molti ragazzi piace fare nuoto, fare ippoterapia. Lo sport tu è preferito, l'hai fatta di questa mia esperienza? Figlia è il nuoto. Fa nuoto ormai da 7 anni. Migliora? Con il suo istruttore. È felice? Certo. Ecco, vedi? Sono i 45 minuti che lei aspetta in tutta la settimana. E quindi?
La grande io attesa, consiglio a tutti, la grande, è quella di dire facciamogli fare sport. Ma sport, ipoterapia, musicoterapia, è un'altra cosa che piace molto a mia figlia. Ecco, il nuoto non mi sarei mai aspettata di ottenere questi livelli che abbiamo oggi. Bello, vedi? Senti, in Irpina l'ASDRA sta spendendo già circa 12 milioni di euro per questi ragazzi. Il nuovo progetto, quello che è stato prima sospeso adesso si rifà, prevede 350 bambini in domiciliare, a seconda dell'età e secondo quello che decide l'equipe, perché poi i genitori devono essere sentiti su queste cose, non possono decidere l'equipe astrattamente, magari è la prima volta che dicevamo prima. È la prima volta che la vedono, la prima volta che incontrano un bimbo, non è possibile fare. Allora, sentite i genitori, 350 domiciliari, 40 adolescenti, 80 adulti, per circa 500 ragazzi, la spesa sarà di oltre 23 milioni di euro. Non sono bruscoline. Però bisogna democratizzare tutta la situazione. Sentite i genitori? Allora la proposta qual è? Dove vanno a fare le terapie? Sarà Sant'Angelo? Sarà a Valle? Facciamo un comitato come a scuola, in cui ci siano i genitori e l'equipe, insieme. Ma io in tutti questi anni una riflessione un po' l'ho fatta, nel senso che non c'è proprio sincronia tra le cose, cioè la scuola cammina sul... Sono due binari diversi. Sul suo per binario. Suo L'ASL cammina per il suo binario, le terapie sul suo binario. Il sociale non ne parliamo proprio, perché vi devo dire la verità, noi vita sociale non ne facciamo proprio. Scusa, ma Elisa, se la porti a mangiare una pizza, non dico nel tuo ristorante, perché so che lavora fuori, all'esterno, gradirà, la vedi sorridere, partecipa? Sì, ma resta sempre isolata nel suo mondo. La maggior parte delle volte che andiamo, Elisa deve essere impegnata o con un tablet o con un telefono a guardare quello che più piace, perché non è che dice andiamo con un'amichetta, andiamo, cioè questo è fuori proprio discussione, cioè, oppure amichette che vengono a casa, o Elisa che viene invitata da qualche parte, a parte per la gravità di Elisa. Ma questo è il sociale, non potrai neanche mandarla. Abbiamo l'ultimo minuto a disposizione. Sì. Ma questo è il sociale, i piani di zona, i consorzi di zona, questa cosa di inclusione dovrebbero farla insieme ai genitori. E invece le parole restano parole. Parole. Mi dispiace tanto, io sono felicissimo, penso che queste considerazioni fatte da Mara siano una testimonianza che aumenta la consapevolezza, fa capire, chi non lo sa, io dico, che avere un autistico a casa, seguirlo per tutta la vita, significano grandi, grandi sacrifici. L'ultima cosa, la consapevolezza. Dimmi. Non deve essere affermarsi solo con le parole, no, la consapevolezza deve essere fatta di gesti. Infatti, perciò parliamo di democrazia sanitaria, sociosanitaria. I genitori devono partecipare, devono prendere parte, che è il PEI, benissimo, devono essere i genitori. È un programma diverso, le devono fare i domiciliari ancora, lo devono decidere insieme ai genitori. Esatto. Questo lo vogliono fare. Grazie Mara, grazie a voi e un bacio a Elisa. Grazie.